Ciao a tutti casotti e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi mi trovate in una location che non mi rappresenta per niente. Io ordino solo da sport, figuratevi vedermi in cucina. Sono con Damiano Carrara, uno dei giudici di Bake Off Italia, che mi ha invitato nel suo laboratorio per fare una cosa che non ho mai fatto in vita mia. Sei carico? Oggi io sì, te sei carico invece? Sì, però ho paura, ti farò soffrire oggi perché non so nulla. E allora guarda, ho fatto una ricettina bellina. Sì. Facile. Allora, bella bavarese alla vaniglia. Ottimo, allora vi spiego, oggi andremo a produrre una referenza di Minecraft che è l'omino Steve di Minecraft qui in cucina tramite un dolce, tramite la bavarese. In realtà Steve era già pronto perché Damiano l'aveva preparato, direi che è uguale. Quindi oggi proveremo a replicare invece il mio omino di Minecraft, questo è Surry, cioè sono io in Minecraft. Come si fa? Non ne ho la più minima idea, allora, devi aiutarmi tu perché io non so nulla. Guarda, questa qui non ti puoi sbagliare, non è facile. Okay. Di più, guarda, ti faccio io gli ingredienti tanto per cominciare che serve. Abbiamo del latte, abbiamo del tuorlo, abbiamo dello zucchero semolato, che andiamo ad unire assieme, cioccolato bianco, basta pochissimo, ok, e della gelatina. Sì. Gelatina già idratata con 5 volte tanto l'acqua, ok, quindi gelatina in fogli, serve per... mai vista in Italia, però va bene. Okay, abbiamo la bella bacca di vaniglia che non può mai mancare. Questa è la vera bacca di vaniglia. Questa qui è Madagascar, si vede. La bacca di vaniglia Madagascar deve essere almeno 18-20 cm. Questa è tutta. A posto, non lo sapevo. Come si apre la bacca? Così. Si pigia, si divide a metà la bacca e si estrae il semino. Possiamo metterla o per calore, quindi per infusione, all'interno, oppure possiamo mettere dentro la panna che semimonteremo. Con il coltello poi premiamo delicatamente e estraiamo. Allora facciamo così, mettiamolo per infusione. Quindi prendiamo il latte, mettiamo nel pentolino il latte. Quindi partiamo da una crema inglese. Butta pure qui dentro e poi mettiamo anche questa per infusione. Quindi che cos'è una bavarese? È una crema inglese di partenza. Quindi sì. Latte, vaniglia, zucchero e tuorlo. Crema inglese classica. Ah ok. Porto 85 gradi. Questa è una salsa d'accompagnamento di tante torte. Sì. Noi la trasformiamo in bavarese, quindi aggiungiamo cioccolato bianco in questo caso, perché facciamo la bavarese al cioccolato bianco, e la panna semimontata. Quindi la panna va in planetaria. E se qualcuno volesse farlo a casa senza a mano, quello... A mano. Vuoi montarla a mano? Montarla a mano. No, perché ho già provato una volta per fare tipo, non la panna, ma tipo la panna, dell'albume per le panne. Ma l'albume fai anche prima. Accendiamo, teniamola bassa, monti il tuorlo a mano. Non so se si nota che sono un po' a disagio, io in cucina non... davvero? Zucchero semolato. Guarda. Deve diventare spumoso. Spumoso. Quindi sta incorporando aria, gonfia il prodotto. Sta gonfiando tantissimo, guarda. No, eh? No. A te danni, non aver paura. Vai. Il braccio deve andare in cancrena. Ottimo. Quando il braccio è in cancrena vuol dire che hai lavorato. Vai. Vedi che cambia colore, vedi che gonfia? Sì, sta diventando più bianco e io sono diventato più rosso. Quindi facciamo, portiamo a bollore. Appena bolle, verso all'interno, mescolo, riporto qua. 85 gradi, ci versiamo qua. Tutti sopra. Ok, mescoliamo. Tengo la vaniglia stavolta. Appena arrivo 85 tiro subito velocemente lì sopra. Ok. Mescoliamo, in teoria il calore scioglie il cioccolato e scioglie la gelatina. Per mescolare si mescolerebbe così, guarda. Ok. Una mano fa questo, l'altra gira la ciotola. Mentre io mescolo, tu. Così guarda. Mentre mescolo male. Tu hai mai giocato a Minecraft? Io non ho la pallida idea di cosa sia, sinceramente. Ottimo, te lo spiego brevemente. Vai, è un gioco open world in cui tutto è fatto di cubetti. È tutto estremamente infinito perché puoi andare dove vuoi, puoi fare quello che vuoi. E infatti è tipo gioco top nel mondo da tipo 9 anni. È un po' come la pasticceria. Sì, puoi fare in base alla creatività, esatto. Quando monti la panna la monti piano piano, okay. Altrimenti il corpo ritrappare, poi si monta il prodotto. E facciamo dei mini cubi. Potremmo anche versare una teglia normale e poi tagliarla a mano. Però così viene meglio. Così è preciso. Certo. Panna sei montata, vedi? La versiamo dentro e la usiamo poi cubotti. Che figata! Troppo! Madonna, così no! Abbattitore. Partiamo da quelli. Facciamolo. Dai, tanto abbiamo già abbattuto. Si sciolgono, capito? Devi essere veloce.
Eh no, vabbè, questo è brutto. Passaci il dito, questo è basso, va bene? Siamo a 3, questo è brutto. Perché sono tutti uguali? Oggi... No, questi sono uguali. Sì, dai, se sono uguali non bene. Però questo è il contrario, è la grinza. Tutti quelli che ho messo io non andavano bene, quindi. Allora, dai, partiamo dal marrone. Zappa, guarda. Siamo diventati dei driver all'improvviso. Allora, guarda. Così. Dal lato. Uno, due, capito? Attento che ci picchi dentro con quella. Ti distruggo tutto. Vai. L'ultima fila, basta, vai. Abbattiamo. Abbattiamo. Primo colore fatto. Fa direttamente sul disco. Sì, abbiamo qui, abbiamo questo supporto nero su cui andremo a inserire i vari cubottini e proveremo a ricostruire la mia skin di Minecraft. Allora abbiamo numero 1 Steve, il personaggio di Minecraft canonico, quello che ci hanno tutti appena iniziato il gioco, e poi abbiamo il mio col ciuffo che non ho da diversi anni, però sempre con uno manco gli occhi azzurri. Sì, vabbè, tipo Justin Bieber. Eh sì, però ora è biondo. Scusa, qua mi facevo una mesh bionda così, una pennellata, si fa con loro, è più elegante. Sì, una lì così, tieni, voilà. No, loro non si mangiano. Ah! Cioè no, si mangia, ma così. Ah, ok. Non sa di nulla. A posto. Signori, questi sono gli skin di Minecraft, grazie mille Damiano. Siamo prontissimi all'assaggio, non vedo l'ora, ma prima devo dirvi dove potete trovare Damiano. Venerdì sera su Bake Off Italia, canale 31, real time, alle 21.10. Ottimo, ma farei anche le robe di Minecraft? No, non Minecraft, solo per te. Ah, grazie. Io per questo video dico, è tutto, grazie mille Damiano. Grazie a te. Ci vediamo presto. Ciao. Dopo la realizzazione di questo video, Surri ha insegnato a Damiano tutti i suoi segreti sui videogiochi. Ora Damiano è il campione mondiale di Minecraft. Io non ho la più pallida idea di cosa sia, sinceramente.